Bentrovati a tutti quanti. Allora, come avete visto dal titolo, un particolare strano titolo. Questa è una, non lezione, diciamo una chiacchierata, però su un aspetto che ritengo importante, perché molto spesso chi si prepara ai concorsi, si prepara alla prova scritta, alla prova orale, tende a sottovalutare questo aspetto che vi ho messo nel titolo, quello della trasversalità. Intanto vi chiedo un feedback se vedete e sentite bene, se mi date conferma che l'audio e il video funzionano regolarmente. Io intanto inizio la mia corsettina. Allora, appena ho i primi commenti nella chat dal vivo, buongiorno, si vede, si sente benissimo. Ok, allora dicevo, cosa intendo per trasversalità? Allora, molti studiano giustamente, acquistando i libri commerciali, edizioni Simone, Maggioli, Edises, insomma, varie case editrici. Sicuramente ottime, valide, documenti importanti, oppure riscoprono libri universitari. Io preferisco la prima soluzione, cioè i libri dedicati ai concorsi. In ogni caso, cosa hanno di difetto i testi? Che spesso illustrano le materie d'esame secondo quello che è il programma d'esame. Il programma d'esame è elaborato dall'ufficio del comune che si occupa delle assunzioni di personale tramite un'elencazione di materie, argomenti, leggi di riferimento, come se fossero settorialmente distinte. Il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, il pubblico impiego, la legge 241 del 1990. E allora cosa accade? Che le case editrici che producono libri per la preparazione ai concorsi, ovviamente per venire incontro alle esigenze degli studenti che vogliono trovare quegli argomenti che hanno visto nei bandi all'interno del libro, realizzano capitoli e paragrafi secondo questa impostazione, cioè un'impostazione settoriale, per cui si parte il diritto costituzionale, gli organi costituzionali, i principi, le libertà, eccetera, eccetera. Dopodiché si passa ai vari argomenti. Ecco, quello che manca in questa illustrazione, molto spesso anche in testi fatti molto bene, è la capacità di cogliere i collegamenti, di cogliere le analogie che ci sono fra i vari istituti e proprio la sinergia fra il tema costituzionale, il tema amministrativo, la contabilità, gli appalti, quella che io chiamo la trasversalità. E vi assicuro che è la trasversalità che spesso fa la differenza. Scusate. Fa la differenza nella preparazione, nella memorizzazione, quindi nella capacità di ricordare in modo più semplice concetti e nell'esposizione. Perché la commissione di concorso, che ripeto, non è quella che ha elaborato il bando, Io lo dico spesso nelle mie dirette e nei miei interventi, molti studenti si fissano, si impuntano a dare troppa importanza al bando di concorso. Come dico io spesso, il bando di concorso non vale niente. Una volta che c'è scritto diritto amministrativo, ti può essere chiesto di tutto. E il bando di concorso, quando viene preparato, la commissione non è neanche costituita, quindi non si sa nemmeno chi saranno i commissari, che sono quelli che invece preparano le vostre domande. Così come, anche se le domande venissero preparate da una ditta esterna, la ditta esterna ha banche dati di quiz preimpostati, quindi se ne frega del bando di concorso. Quindi non date importanza alle parole. Ah, ma io nel mio bando ci sono tre passaggi in cui parlo in maniera puntuale del pubblico impiego. Ma non è detto, non sono citati gli appalti, ma non significa che non vengano chieste. Fatte queste premesse, cosa significa lavorare sulla trasversalità? Significa cercare di capire quello che
hey, il collegamento, quelli che sono i presupposti, e introdurli nelle vostre risposte. Ovviamente non in quelle a quiz, ma in quelle a risposta aperta, nella redazione degli atti e soprattutto all'orale. All'orale vi assicuro che fa la differenza un candidato che invece che spiattellarti il procedimento amministrativo, la sequenza di atti diretta all'emanazione di un atto finale che prende il nome di provvedimento. Sì, benissimo, questo è il minimo sindacale, la definizione corretta. Mi dice anche un qualcosa di più. Mi fa degli esempi. Ecco, l'esemplificazione. Anche qui io lo ripeto, molti mi dicono no, ma io non mi interessa studiare la parte del corso dedicata alla redazione degli atti, tanto c'ho solo l'orale, non ho la redazione degli atti. Ma non c'entra niente, se non sai come sono fatti gli atti, ti perdi tutta questa componente, la capacità di fare esempi, la capacità di essere trasversale, la capacità di capire che il provvedimento amministrativo, quello concreto, la redazione, è il tipico esempio di trasversalità. Allora, facciamo degli esempi. Vi chiedo a voi che siete in diretta di scrivermi un argomento e io provo a simulare una risposta orale partendo da quell'argomento, evidenziandovi le cose che si possono dire così. Sapete che non sono preparato, diciamo, non vi dico argomenti, diciamo, che posso essermi preparato, anche se non ho appunti, come potete vedere, sto correndo. Però buttate là un tema o una tipica domanda che può esservi capitato, che vi capiterà ai concorsi. Aspetto la vostra chat, che comunque riesco a vedere. Vediamo un po'. Oggi è ghiaccina la situazione, questo sole stenta ad emergere dalle nuvole. Allora, l'informatizzazione della PA. Vedo che Adriano mi lancia questo tema. Ottimo. Quindi immaginate di trovarvi allo scritto o all'orale la domanda: l'informatizzazione della PA. Prima considerazione, mai iniziare la risposta direttamente, andare in media stress. Si fa una premessa ed è lì che conta l'interoperabilità, la trasversalità. Allora, iniziamo. La pubblica amministrazione è sempre esistita, diciamo che da quando esistono gli stati, quantomeno gli stati nazionali, dal 700, si sono organizzate delle strutture amministrative per esercitare pubbliche funzioni. Ovviamente questa situazione è stata cristallizzata anche nella nostra carta costituzionale, che però dedica poco spazio al ruolo della pubblica amministrazione, ed essendo entrata in vigore nel 1948 non ha norme legate all'innovazione tecnologica. Tuttavia, nel corso del tempo, grazie all'evoluzione delle reti, grazie all'evoluzione dei sistemi informativi, si sono introdotte norme sull'informatizzazione. In particolare, occorre dire, ecco qui dov'è l'elemento fondamentale. Ora io non vi faccio un'ipotesi di risposta orale, però anche se vi invito a provare a farmela e spedirmela, sapete che ho avviato una rubrica in cui pubblico tutte le prove di simulazione orale. Ecco uno stimolo. Quando si parla di informatizzazione, vi dovrebbe venire subito in mente il concetto fondamentale da esprimere, che è: l'informatizzazione della PA deriva da aspetti tecnici non giuridici. Cioè, l'informatica, spesso non ci pensiamo, non esiste perché il diritto l'ha creata, esiste perché il commercio, il mercato l'ha creata. Internet nasce come luogo anarchico, privo di regole. Poi vengono date delle regole, ma pochissime. Nessuno di noi, diciamo, è vincolato a iscriversi ai social network,
Le regole sono arrivate dopo, molto dopo, molto dopo la nascita della rete. E allora cosa succede? Mentre nel privato le regole legate all'informatizzazione sono regole di efficienza o comunque criteri di efficienza, nella PA l'informatizzazione è un'esigenza giuridica. Cioè il fatto che voi mi stiate seguendo e vi domandiate chi è quel bischero che chiacchiera di diritto mentre corre, ma sarà attendibile o non attendibile, è un problema di reputazione, di riconoscimento, del fatto che vi fidiate di me, la pubblica amministrazione non può operare tramite questi meccanismi. La pubblica amministrazione, se riceve un WhatsApp, non può dar vita ad un procedimento amministrativo. Se riceve un'email, deve domandarsi se veramente il mittente è Mario Rossi. Mentre se io ricevo un'email da voi, anche se non vi conosco e mi chiedete delle informazioni, ve le fornisco. Se comprate dei servizi formativi, vi vengono venduti. Alla società che li vende non gliene frega niente chi siete, basta che paghiate. Alla PA no, la PA per rilasciarvi il provvedimento deve essere certo di chi siete. Allora il concetto fondamentale che dovete essere in grado di esprimere è che l'informatizzazione nasce come regole speciali di diritto pubblico riguardanti le pubbliche amministrazioni in senso ampio, quindi anche i gestori di pubblici servizi, per dettare regole di tracciabilità e di sicurezza applicabili ai procedimenti amministrativi. Questo è il concetto fondamentale. Per questo non esiste un codice digitale equivalente al codice civile, che è il codice che regolamenta i rapporti fra privati, mentre esiste il codice dell'amministrazione digitale. Domandatevelo, il CAD, l'aspetto più importante del CAD, molti sottolineano il digitale. No, il CAD dal punto di vista digitale è vecchio. Il CAD usa strumenti che ormai non si usano più. Ormai molti stanno andando nel metaverso, usano i social network. Il CAD mica parla dei social network, che è lo strumento principe dei rapporti privati. Il CAD parla degli strumenti dell'amministrazione. È quella A che è centrale, regole speciali per l'amministrazione. I privati non è che dialogano con la PEC normalmente. Dialoghi con la PEC quando hai bisogno di formalizzare, ma il 99,9% lo fai in telefonate, chat. La PA ha la PEC, ha gli strumenti formali, ha la firma digitale. Quindi il concetto è questo. Dopodiché questa è la definizione. Si parte sempre da quella. Inquadrare il tema centrale e saperlo descrivere. Dopodiché la trasversalità. Primo, dovete individuare le norme. Ovviamente il CAD è la prima norma da citare, codice dell'amministrazione digitale. Dopodiché le linee guida AGID, che sono norme di attuazione del CAD. Dopodiché l'articolo 3 bis della legge 241 del 1990, che ovviamente è la norma che impone alle PA di dialogare fra sé e con i privati mediante gli strumenti informatici. Guardate, questo è il valore aggiunto anche della 241. La 241 non impone ai privati di dialogare tramite strumenti informatici, impone alla PA con i privati, con altre PA e al suo interno, con i propri dipendenti e i propri uffici, di dialogare tramite strumenti informatici. Quindi anche la 241 è in questo solco di legge speciale dedicata al mondo della pubblica amministrazione. Dopodiché ci sono alcuni esempi. Ecco, voglio da voi, vediamo se siete svegli, voglio da voi alcuni esempi di ambiti nei quali l'informatizzazione si è molto spinta nella pubblica amministrazione. Trasversali, che riguardano vari settori. Vediamo un po' se siete in grado di indicarli. Ce ne sono almeno 3 o 4 che devono venire in mente e che fanno la differenza, che se me le ricordo, ecco, bravo. Appalti. In particolare negli appalti, ricordatevi che dal 2018, quindi ormai
da 4 anni vi è l'obbligo di utilizzare l'informatica per tutti i rapporti, tranne negli affidamenti sotto i 1000 euro, ritiene la prassi e le linee guida consolidate, ma sopra i 1000 solo informatizzazione, sopra i 5000 addirittura solo strumenti telematici. Quindi gli appalti sicuramente è un settore. Altro settore, il SUAP, lo sportello unico per le attività produttive, anzi il SUAP viene prima degli appalti, perché è dal 2010 che è vietato presentare pratiche in modalità diversa dal telematico. E fra l'altro in tutti i rapporti, privato PA, PA altra PA, PA al suo interno, PA verso il privato con l'atto finale. Quindi anche questo è un settore strategico. Altri settori, non pensate solo l'accesso generalizzato, diciamo che formalmente no, formalmente l'accesso generalizzato non esclude la presentazione analogica, cartacea dell'istanza. Certo, poi la restituzione potrebbe essere informatica, però ci sei andato vicino, eh? Non è tanto l'accesso generalizzato, paradossalmente, ma è l'altro accesso. Qual è l'accesso del decreto trasparenza? Vediamo un po'. Sempre nel 2010 abbiamo avuto l'abolizione dell'albo pretorio online, scusatemi, dell'albo pretorio analogico, cartaceo, e l'introduzione della pubblicazione all'albo pretorio online prima e poi sul sito di amministrazione trasparente di tutta una serie di informazioni. Anche questo è un uso dell'informatica spinto a scopi informativi e di trasparenza. Poi amministrazione trasparente, ottimo Frank, ottimo punto. ANPR, recentemente, sapete, da un mesetto a questa parte tutte le amministrazioni italiane, tutti gli 8000 comuni italiani sono transitati nel database unico nazionale, che è il nazionale della popolazione residente, e molti certificati, non tutti, vengono rilasciati, fra l'altro gratuitamente in esenzione dal bollo, online sulla piattaforma della NPR. Anche questo è un servizio importante. Vediamo se ne avete altri suggerimenti. Non pensate solo ai comuni, pensate anche più in grande. Spesso io lo cito come esempio di trasversalità. Qual è un settore nel quale sicuramente siamo all'avanguardia? Per un motivo anche semplice, per poter tracciare meglio le azioni dei cittadini, ed è il mondo dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, che è forse l'agenzia più informatizzata che esista, un cervellone che è in grado di dirvi tutto della vita di ciascuno di noi relativamente ai propri obblighi fiscali e contributivi. Poi che si possa usare per controlli fiscali è un altro conto, ma da 15 anni a questa parte, se provate a consegnare il 740, il 730, la dichiarazione unica in cartaceo, ve la tirano dietro, perché si può presentare solo in modalità telematica. Ecco, legato alla dichiarazione dei redditi, al SUAP, ottimo esempio la protocollazione, il protocollo elettronico, ottimo esempio. Legato alla dichiarazione dei redditi, al SUAP, c'è un altro tema che spesso va sotto il nome, segnatelo perché questo è un jolly, se riuscite a dire all'orale, l'ho scritto questa parola, prendete un sacco di punti, del digital divide, digital divide in inglese. A che cosa si allude? A che cosa sto alludendo? Vediamo. Aspetto qualche spunto da voi, così vi do qualche stimolo. Nel frattempo rifiato, perché si vede che era qualche giorno che non andavo a correre e tendo a mettere su chili. Allora,
mi costringete a fare tutte dirette al tavolino, alla scrivania, quindi... Allora, intendo questo. Digital divide è al fatto che le generazioni vecchie fanno difficoltà a usare gli strumenti nuovi. Bene, vi domando, come fa mia nonna, età 92 anni, a presentare la dichiarazione dei redditi? E vi assicuro la presenta, è regolarmente contribuente del fisco da 70 anni a questa parte, 80 anni insomma, da quando è fiscalmente tenuta. Com'è che mia nonna ora, che ovviamente non ha internet, ha un telefono Brondi, fa a presentare la dichiarazione tramite delega? Allora, cosa ha detto il legislatore? Ha detto: io non posso usare l'informatica come la usa il Chiarelli, che fa i video, va nelle chat, e ammesso e non concesso che esista, perché molti di voi mi conoscono solo qui telematicamente, magari sono un ologramma, non esisto fisicamente, tranne quelli che mi hanno incontrato, che possono confermare che esisto. Allora, l'osservazione è: come fa un privato a dialogare? Si crea un proprio account personale, di cui ci fidiamo, cioè molti di voi mi seguono da 20 anni, ma nessuno ha avuto la possibilità, o penso la voglia, di andare a investigare se veramente questo è il mio nome e cognome, se all'anagrafe sono io o mi chiamo in un altro modo, perché ho il vezzo o sono nato il 2 marzo 73. Ieri ho ricevuto tanti auguri di buon compleanno, vi ringrazio, ma chi ha detto che sia nato il 2 marzo 73? Magari l'ho messo per ricevere gli auguri. La PA non se lo può permettere. Allora non si può permettere né la Tina, mia nonna, che saluto, che non può compilare e quindi usa delegati per fare le pratiche amministrative, delegati personali, suo figlio, mio babbo, o suo nipote, io, o mio figlio, suo bisnipote, oppure usa delegati professionali, i CAF, i centri di assistenza fiscale, o altri soggetti. Il SUAP prevede dei soggetti professionali, gli architetti, gli ingegneri, i geometri. Chiunque di voi deve fare una pratica edilizia, mica la presenta lui, delega il geometra, l'architetto, l'ingegnere. Quindi c'è necessità, nell'informatizzare, di dettare delle regole sulla rappresentanza, importanti, perché se io vi ho fregato per 30 anni e non sono veramente Chiarelli Simone, tutto sommato a voi non ve ne frega niente, nel senso che se ritenete che sia interessante ciò che dico, l'avreste sentito, anche se mi chiamo Fabio Chiarelli, che è mio fratello. Viceversa, se io presento una pratica edilizia e non sono Simone Chiarelli, all'amministrazione interessa, perché io devo essere proprietario, avente titolo, devo essere cosciente che se faccio false dichiarazioni mi fanno un mazzo tanto. E quindi c'è necessità della certezza giuridica, che non c'è nei rapporti interpersonali. Ricordatevi, il diritto è un'eccezione. Tutti noi passiamo il 99% della nostra vita fregandocene del diritto. Ora, non quelli che passano col rosso in divieto di sosta, che è la cosa peggiore, ma anche nei rapporti privati. Non è che, ah, piacere Simone Chiarelli, sì, ma mi faccia vedere il certificato di nascita, la carta d'identità. No, carabiniere me la chiede, ma non nei rapporti privati. Chi se ne frega, chi sai dove sei nato. Ecco, questo è la capacità, che io chiamo trasversalità, di cogliere gli elementi che gli altri non colgono. Io lo ripeto sempre fino alla nausea: voi non andate a un esame. Quando fate un concorso pubblico non andate ad un esame. Com'è l'esame della patente? L'esame della patente, io lo dico sempre, vi presentate in 100, siete tutti fuori emozionati, vi aiutate, vi date una mano. Oh, attento, guarda, i cartelli di divieto sono tondi con queste caratteristiche. Perché? Perché se quello davanti a me fa 0 errori e io ne faccio 1, io prendo comunque la patente. Fino a 4 errori io prendo comunque la patente. Viceversa, se partecipate a un concorso, quello accanto a voi è il vostro nemico,
Ora, non vi odiate, però se voi fate 4 errori potete ancora vincere, se fate 7 errori potete vincere, dipende da quanto ne fa lui. Ecco perché è importante, soprattutto allo scritto e all'orale, dove in questo periodo le commissioni correggono centinaia di elaborati e gli vengono due maroni immensi a risentirsi. Il silenzio ha senso e quell'istituto, la casa di vetro, bene, bella, ci va messa, articolo 20 della 241, ci va messa, ma non sarà quello che farà la differenza. Sarà, come per l'informatizzazione, questi collegamenti trasversali con il mondo del privato, esempi pratici come il SUA per gli appalti, la protocollazione, eccetera, eccetera. Allora, un altro consiglio. State attenti perché molti cercano delle scorciatoie. Cosa intendo per scorciatoie? Intendo quelle situazioni nelle quali, poiché mi stai dicendo che contano gli elementi di differenziazione, io mi studio solo quelli, non è possibile. Voi non riuscirete mai a capire bene cosa vuol dire l'informatizzazione del SUAP se non conoscete il CAD, se non conoscete l'informatica in generale. Allora, ecco perché chi partecipa ai concorsi con l'ambizione di vincerli deve puntare ad un periodo medio-lungo. Queste cose vi arrivano dopo mesi, guardate, dopo anni. Io conosco colleghi ancora, quando che è 15 anni, 20 anni che lavoriamo insieme. Io sono nella PA, ahimè ormai quest'anno faccio 25 anni nella PA, di cui 13-14 da dirigente. E vi assicuro che non ci hanno mai pensato, perché una volta che entri e magari smetti di approfondire, studiare, farti domande, mettere in dubbio quello che sai, tutte le volte essere curioso nel guardare l'aggiornamento normativo e non semplicemente nell'imparare a memoria il nuovo comma dell'articolo X, che purtroppo serve in certi casi, ma non è la base della preparazione. Per cui un'altra cosa che dico sempre a chi mi scrive dicendomi: Chiarelli, mi devo preparare per la preselettiva del concorso X. Io rispondo: vada da un altro. Io non preparo per la preselettiva e poi farla bocciare allo scritto che ci sarà 3 settimane dopo, un mese dopo. Perché in un mese non si prepara. Ci si prepara a vincere quel maledetto concorso. E quando arriva la preselettiva devo essere già nelle condizioni di poterlo vincere. Anche perché magari c'ho quella preselettiva e c'ho lo scritto una settimana dopo in un altro ente, quindi devo arrivare al top della preparazione e poi mantenerla viva. Bene, ora ho chiacchierato troppo sull'informatizzazione, adesso ditemi un altro argomento. Se l'avete già segnalato, riscrivetelo, perché non posso scorrere la chat, quindi guardo solo quelle più recenti. Mi sembra conferenza di servizi avevo intravisto, non so se che è una domanda non frequente di più nello scritto e all'orale. Quindi trovo la conferenza di servizi. Ovviamente, come si parte? Si parte parlando degli strumenti di semplificazione. Io, sapete, ho fatto un video dove ho approfondito la differenza fra la semplificazione normativa, amministrativa e documentale. La semplificazione della conferenza di servizi è una semplificazione amministrativa, che attiene ad aspetti organizzativi, come ci si organizza, e ad aspetti procedurali, come si gestiscono i procedimenti. Non attiene alla semplificazione documentale. È figlia, frutto, senz'altro, di una semplificazione normativa, o meglio, anzi, mi correggo. Semmai si potrebbe dire che non è proprio l'emblema della semplificazione normativa, perché sapete che gli articoli 14 e seguenti della 241, il bis, il ter, il quater e il quinquies, sono tosti da leggere. Fra l'altro, nella edizione Chiarelli legge la legge sono arrivato proprio a questi articoli. Però una volta letti è chiaro che la conferenza di servizi nasce per questo scopo. E qual è il concetto fondamentale che dovrete scrivere? Ecco, ridotto all'essenza, neanche un decalogo, il concetto che appena leggete conferenza di servizi dovete far capire alla commissione che voi padroneggiate. Guardiamo un po' se me lo scrivete nei commenti.
Ciao, ciao bella. Salve. Un cane, non una persona. Allora, non ci sono commenti? Provo a dirlo io. Allora, la conferenza di servizi. Allora, diciamo che faccio dialogo fra amministrazioni. Ok, vedo che iniziano ad arrivare le... Ovviamente vi ci vuole un po', siete in streaming e anche poi per scrivere. Dialogo fra amministrazioni, ottimo. Questo è un concetto sicuramente da evidenziare, anche se la richiesta di pareri è sempre un dialogo fra le amministrazioni. Semmai il concetto è il dialogo simultaneo, cioè le novità normative puntano a evitare, diciamo, l'attivazione a catena di procedimenti, ma a farli in simultanea, anche se non in sincrono, in asincrono, ma quantomeno, diciamo, contemporaneamente, quindi l'avvio contestuale di procedimenti. Questo senz'altro è un tema, però secondo me il concetto poi alla fine su cui fare la chiusa è, citando Manzoni, fu vera gloria, riferito a Napoleone Bonaparte, quanto ha fatto, fu veramente strepitoso, cioè la conferenza di servizi ha raggiunto il suo scopo. Beh, se siete a un concorso per funzionario dirigente dovete per forza chiudere su questo tema. Diversamente, negli altri profili non si chiede necessariamente questo livello, ma per questi altri profili dirigenziali o direttivi spiegare, capire, cercare di commentare in maniera critica se veramente la conferenza di servizi ha raggiunto il suo scopo è fondamentale. Io vi direi che ci sono degli elementi oggettivi per segnalare che la conferenza di servizi non ha raggiunto il suo scopo. Prima considerazione: la conferenza di servizi c'è già nel testo originario della 241, quindi è un istituto che ha 32 anni, 32 anni, anzi ne ha di più, ne ha 32 nella 241, ma nasce molto prima. Allora la domanda è: ma se dopo 32 anni mi sto ancora domandando se funziona, cioè è come se mi domandassi adesso se internet funziona. Cavolo, certo che funziona, lo vedo, non ho il dubbio se domandarmelo o meno. Se me lo devo domandare e se mi accorgo, guardando su normativa ad esempio, che l'articolo 14 è stato modificato 17 volte, 17 volte, ogni volta che un governo va a governare, modifica la 241 e modifica la conferenza dei servizi. Quindi vuol dire che tante buone cose non le ha prodotte. Ecco, questo è il concetto proprio brutalizzato che si può esprimere. Poi certo, dovete sapere del rappresentante unico, dovete sapere dei termini del procedimento, della conferenza preliminare, istruttoria, decisiva. Ma queste sono nozioni, nozioni che direi sono il minimo sindacale. Senza queste non c'è neanche la sufficienza. Ma non ci si può fermare alla sufficienza, si deve puntare al 30. Il 30 significa sbalordire la commissione. E allora lo dico anche a coloro che si preparano per i concorsi categoria C: sbalordite la commissione. Cioè, mentre una commissione di un concorso per dirigente si aspetta che un dirigente, un futuro dirigente, tratti di questo tema, sentirselo dire in un concorso da C è quelli che chiamo i jolly o i super jolly. Cioè, cavolo, oh, finalmente leggo qualcosa di meno noioso della sequenza procedurale, il dialogo tra amministrazioni, il rappresentante unico. Certo vanno detti, ma ci aggiungo qualcos'altro. Poi andiamo sulla trasversalità. Limitarsi alla 241 è un fallimento. Posso arrivare al 27, quando mi sposto di lì. Cos'è che potremmo dire di trasversale sulla conferenza di servizi? Cioè di cose che non ho letto lì, non ho letto in quel capitolo del libro, ho letto in altri capitoli. Vediamo un po' nei vostri commenti cosa mi dite. Non mi dite che siete stanchi, perché io ho 34 minuti che sto correndo e chiacchierando, quindi non voglio sentirmi dire parla, stai zitto, parla e non ci fa domande.
Vediamo un po' se qualcuno di voi ti viene in mente. La conferenza di servizi, vi butto là qualche suggerimento, ma la conferenza di servizi, o meglio, tutti gli istituti della 241 del 90, ricordatevi che sono pura teoria. Allora, aiuto, Maria Teresa giustamente dice, allora vi dico questo concetto, che se riuscite a esprimerlo è fantastico. La legge 241 del 90 la dovete vedere come una sorta di libro di ricette, ok? A me piace ogni tanto, anzi sono pieno, di libri di ricette. Ecco, se uno dovesse andare a tavola, voi siete il cameriere o il ristoratore, arriva uno nel vostro ristorante e vi chiede un belle tagliatelle ai funghi porcini o al tartufo. Tagliatelle al tartufo. Voi lo fate aspettare un quarto d'ora, dopodiché gli servite il libro delle ricette delle tagliatelle al tartufo. Quello vi guarda e vi dice, bravissimo, la teoria è quella, la tagliatella al tartufo, si mette la tagliatella, si taglia il tartufo, l'olio, il burro, insomma, a seconda dei casi. Bene, ho capito, ma me le fai mangiare? Cioè, mi dai degli esempi concreti? Cioè, la 241 non è concreta, la 241 è legge generale, vi dice come va una conferenza di servizi, ma non vi dice dove. Allora, se riuscite a fare degli esempi di conferenze di servizi, la pianificazione del territorio, urbanistica, è piena zeppa di conferenze di servizi. Gli appalti, la progettazione si fa solo in conferenza di servizi. Lo sportello unico per le attività produttive, per le attività complesse, le valutazioni di impatto ambientale, tutta la materia ambientale, ormai molte materie si fanno in conferenza di servizi, che può essere anche interna, conferenza interna di servizi riguardante un ente finalizzata all'individuazione del rappresentante unico. Anche quella è una conferenza di servizi. Allora, ricordatevi questa scena. Io, che sono il cameriere, voi mi chiedete un piatto e io vi porto il libro di ricette. Va bene, avete ottenuto la sufficienza, ma non si va oltre. Io voglio vedere e assaggiare i tagliolini ai funghi. Magari cotti bene, conditi bene, per ottenere quel famoso 30. Quindi più li condite, più ci mettete materiale, più ci mettete cose. Io dico sempre, all'orale non si smette mai di parlare, ci si fa abbattere dalla commissione, vi devono mettere le mani sulla bocca, sulla mascherina per zittirvi, perché ve l'assicuro, tutti fanno gli chic. Io sono andato nel ristorante di lusso con la porzioncina mini, ma a tutti piace una bella piattata di tagliatelle ai funghi o al tartufo abbondante. Poi magari la lascio lì, ma servimela abbondante, che nessuno vi dirà che è fatta male, vi dirà che è troppa, ma non che è fatta male. Ora, scusatemi questa metafora culinaria, ma dopo una corsa viene anche in voglia di mangiare, è cosa che non posso fare, quindi ne parlo per evitare effetti. Allora, un altro argomento di cui parlare, poi vi lascio alla vostra giornata. Io ho preso ferie, quindi sono tranquillo. Stamattina me la dedico all'attività fisica, quindi mi trovate online. Fra un pochino farò una diretta su un argomento molto interessante. Per ora mi sono preso questa giornata di relax senza staccarsi. Allora, via, ditemi un po' di una materia, un argomento su cui darvi qualche spunto di trasversalità. Il primo che la scrive è quella che affronterò. Bilancio, bilancio. Bilancio è tosto, eh? Allora, cosa dire del bilancio, se si può dire qualcosa? Intanto parlo solo delle trasversalità, anche perché sono sotto il 20% della batteria del cellulare e potrebbe staccarsi improvvisamente. Allora, concetto fondamentale è la programmazione. La pubblica amministrazione opera secondo un principio di programmazione che non è solo finanziaria. Molti sbagliano in queste domande sulla parte finanziaria concentrandosi sulla parte finanziaria. La programmazione è un metodo di lavoro della PA e anche del privato.
la certificazione di qualità dei processi. Cioè non si lavora a caso. La nostra generazione, 40 anni fa, era la generazione della casualità. Poi l'italiano, per definizione, è l'estroso, l'artigiano, il tedesco è il metodico. Ecco, abbiamo imparato un po' dai tedeschi, programmare, darsi un metodo. Quindi all'interno del più ampio sistema di programmazione, ovviamente la programmazione finanziaria è quella che detta le regole, da cui la nota frase non si fanno le nozze con i fichi secchi, cioè non si può pensare di programmare. Eccolo qua, un ponte, qui verrà costruito un nuovo ponte dopo quello, sul fiume Arno, senza una passerella, meglio, non un ponte, senza i soldi in bilancio. Quindi te puoi essere il più bravo sindaco di questo mondo, ma se non c'è la pecunia non puoi programmare, oltre a tutti i vincoli che ci sono nello spendere questi soldi. E allora il concetto fondamentale è non parlare del bilancio, approvato il DUP 31 dicembre, gestione provvisoria, esercizio provvisorio, bellissimo, ma lo stretto collegamento fra la programmazione finanziaria e le altre forme di programmazione. Pensate agli appalti, il triennale dei lavori pubblici e il biennale dei servizi e forniture. Pensate al piano delle alienazioni e della valorizzazione degli immobili o delle aree pubbliche. Pensate al mondo della programmazione del personale. Perché state facendo i concorsi? Perché l'amministrazione, sulla base di una programmazione triennale, bla bla bla. E ovviamente adesso vi dico un'altra cosa e chiudo su questo argomento. Un buono scritto e un buon orale non può mancare di alcune parole evocative. Viviamo nell'era della comunicazione. L'era della comunicazione significa che chi è dall'altra parte non lo sopravvalutate. Spesso sono bravissime persone, intelligenti, membri di commissione. A volte sono vittime di questo nostro mondo comunicativo. Quindi hanno bisogno delle parole evocative. Allora, c'è una parola che se voi la dite prendete due punti in più. Cioè, se il vostro orale è da 26, ma voi anche solo citate questa parola, poi vi do degli indizi, se non la indovinate subito, voi, pum, zompate su. Stiamo parlando non del bilancio, che bilancio, vi ho detto, è la cosa più tecnica che possa esistere, ma degli strumenti collegati alla programmazione finanziaria. Vediamo un po' se me la scrivete. Fino a 2 anni fa avevo un altro nome. Sto dando degli aiuti. Ogni tanto il mio gatto, che è vicino a me, mi sembra che me la dica. Io mi giro e dico, ah no, 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 c'è una parola diversa. Come fa il mio gatto? Pensate a come fa il mio gatto. Quale verso fa il mio gatto? Johnny, anche la Timmy. I miei gatti, quando vengono a chiedermi il cibo, piao, non fanno piao, i miei gatti fanno miau, ma io li correggo e gli dico piao. La programmazione unitaria collegata alla programmazione finanziaria. Non a caso il piao non contiene la programmazione finanziaria, perché tendenzialmente è l'alter ego del bilancio. Guardate, se riuscite a dire questa, è bellissima, è venuto in mente ora. Ogni tanto vi spiego un'altra cosa, poi ritorno su questo argomento. Anzi, prima lo dico, se non me lo dimentico. Il PIAO è e vorrà essere, al momento ancora non lo è, sapete che è stata rinviata l'approvazione al 30 aprile, è e vorrà essere l'alter ego della programmazione finanziaria. Cioè tutto ciò che non è programmazione finanziaria va nel PIAO, tutto ciò che è programmazione finanziaria non può andare nel PIAO. Allora, ecco, ora mi sono dimenticato quello che volevo dirvi invece. Quindi, alter ego, mi è venuto in mente, ah ecco, ora mi è tornato in mente. Voi non sapete che una delle tecniche che io consiglio di fare è quella non tanto e soltanto di ripetere ad alta voce, che è utilissima, soprattutto se uno si registra e si risente, perché molti vengono a fare le lezioni individuali con me e dice, ah, è la prima volta che ripeto ad alta voce, non mi ero mai sentito parlare male, male. Si deve provare, perché non è che potete andare lì all'orale in commissione e dirgli no, guardi, sono abituato a parlare nel pensiero, semmai vi dico dopo com'è andata. Ecco, dovete parlare.
E ovviamente all'orale fa la differenza l'esposizione, l'accento, gli esempi, il balbettio, ma guardate anche cose stupide come l'intercalare fra una parola e l'altra. Molti hanno questo vizio, allora fanno un rumore di sottofondo che io gli evidenzio in queste lezioni individuali, che ovviamente dà fastidio e paradossalmente la commissione si concentra più su quello che non sul contenuto. Però un'altra cosa che vi invito a fare è i gruppi. I gruppi servono perché nei gruppi, soprattutto quando non ci sono docenti, non i gruppi di studio, quelli dove ci si iscrive, c'è un docente che tiene le fila, ma fra voi, perché fra voi siete costretti a fare il docente. Siete costretti, quello che ne sa un pochino di più dell'altro, a spiegare all'altro. E come ora vi ho detto, oh cavolo, alter ego, ma non mi era mai venuto in mente di usare questa parola, insomma, nel mio subconscio avevo l'idea che il Piao fosse l'alter ego, ma non mi era mai venuto in mente di esplicitarla. E il fatto di fare tante ore, qualcuno dice troppo, ti potresti anche un po' rallentare, di queste dirette aiuta tantissimo anche il docente, perché parli e dici, cavolo, non mi ricordavo di sapere questo concetto. Ecco perché a volte ci sono molti di voi demoralizzati che mi scrivono dicendo sto studiando, più studio e più dimentico. E io gli domando, ma stai ripetendo ad alta voce? No, è questo. Nella vostra testa non avete la sensazione della padronanza e della conoscenza delle materie. Quando le andate a dire ad alta voce, vi accorgerete se veramente non state apprendendo o state apprendendo. E la trasversalità è una di queste componenti. La simatura chiacchierando. La simatura perché parlando ad alta voce si usano delle parole che evocano, anche solo per assonanza, altri concetti. E questo via via vi porta, una volta chi di voi è interessato sul mio canale YouTube dove state seguendo questa diretta, mi sembra un paio d'anni fa, tre anni fa, feci una corsetta dove partendo da un argomento, anzi chiesi ai partecipanti di dirmi tre parole di ambito completamente diverso e cercare di collegarle. Anzi, facciamolo questo gioco. Scrivetemi tre parole, non importa, culinarie, bastano anche parolacce, ma insomma non offensive. E io provo a farvi una risposta orale usando queste tre parole. Vediamo un po'. Questo è un esercizio fantastico, di logica, di capacità di togliersi dal guano, che è fondamentale nell'orale. Pensate, estraete all'orale: il candidato mi parli del fondo pluriennale vincolato nella sua evoluzione storica. Insomma, malapena, cos'è il fondo pluriennale vincolato? Se lo so, figurati l'evoluzione storica. E però ci si deve, insomma, bisogna uscire vincitori da questo duello. Allora, vediamo un po', tre parole a caso. Mi raccomando, se sono parolacce che si possano leggere, se no mi tocca censurarle. Non sono bacchettone, ma... Allora, tanto vi faccio vedere l'Arno, io sono arrivato ai miei 48 minuti di corsa, allora arrivo all'ora di corsa, è una vita che non correvo un'ora. Maledetti voi che state lenti a scrivere, vedete, mi fate correre un sacco. Allora, dai, uno che scriva tre parole. State meditando a parole cattive, lo so. Eccole qua. Appalti, presidente del consiglio e disavanzo. Ok, sono tutte in ambito giuridico, quindi diciamo è abbastanza semplice. Scrivania, giardino, magia. Scrivania, giardino, magia. Ok, prendo queste, mi scuso con il primo, ma per farvi vedere che si può fare su tutti gli ambiti. Scrivania, giardino, magia. Trattiamo del tema della funzione amministrativa. La funzione amministrativa è la funzione con la quale la pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 97, esercita funzioni amministrative secondo il principio di imparzialità e buon andamento. L'imparzialità ovviamente significa che tutte le attività amministrative devono svolgersi nel rispetto della normativa. Buon andamento tende a valorizzare l'efficacia, l'efficienza dell'azione amministrativa. Un'azione amministrativa che negli anni passati si svolgeva prevalentemente in modalità analogica, cartacea, con il dipendente che alla sua scrivania timbrava i documenti, oggi invece è possibile, tramite gli strumenti informatizzati, utilizzare applicativi per la gestione delle pratiche. All'interno di questi
applicativi di queste pratiche, ovviamente il buon andamento va di pari passo con l'imparzialità, cioè comunque l'imparzialità deve essere garantita anche con strumenti informatici. Ad esempio, se io come adesso mi trovo in un'area verde e dovessi fare un bando per dare in concessione, come è avvenuto, quel giardino pubblico lì per realizzarci un bar estivo, ovviamente la procedura, ancorché telematica, di affidamento del giardino a terzi deve avvenire con regole imparziali e trasparenti. Questo è il principio fondamentale dell'azione amministrativa. Questa considerazione vale per la gestione di tutti i procedimenti. Sappiamo che l'amministrazione gestisce procedimenti in ambito di appalti, di sviluppo economico, di territorio, di polizia, anche materie delicate, materie che attengono alle libertà personali. Pensate alla libertà religiosa, alla libertà di culto. Ad esempio, la pubblica amministrazione interviene laddove un'attività possa essere ingannevole per i privati. Ad esempio, c'è stato un lungo dibattito sulle attività svolte dai cartomanti, svolte dai maghi. Quindi la magia, per esempio, è un settore apparentemente estraneo al diritto, ma nel quale nel corso degli anni, in applicazione comunque delle regole di imparzialità e buon andamento, per cui lo Stato è laico ed è indifferente alle credenze religiose, anche credenze religiose relative a culti diversi dalle religioni tradizionali, tutela la libertà di culto, tutela la libertà di espressione, tutela quindi anche chi vuole esercitare in autonomia, ad esempio, attività di mago e professarle anche su televisioni, giornali, senza che diventino un possibile danno, un possibile strumento di frode nei confronti dell'interessato. Ok? Non è venuta granché bene, però ci si può fare. Io vi ringrazio, vi saluto. Chi di voi fra una mezz'oretta il tempo di farmi una doccia e prepararmi una diretta, altrimenti nel pomeriggio, vediamo quando. Ciao a tutti, saluti dall'Arno.